Il serial killer che avrebbe ucciso le tre prostitute a Prati era stato il guardaspalle del boss Michele Senese e aveva avuto affari in comune con Massimo Carminati per questioni di riciclaggio e con Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. Gian Davide De Pau, di 51 anni, residente a Primavalle, dall'alba di questa mattina è stato di fermo. Il suo nome figura nell'operazione Orchidea e nell'ultimo blitz anticrimine messo a segno dai carabinieri nel 2020 al Tuscolano. Da allora di De Pau si erano perse le tracce. L'uomo che giovedì mattina avrebbe ucciso prima la prostituta colombiana in via Durazzo e poi le due donne cinesi è ricomparso agli onori delle cronache. I primi cadaveri ad essere ritrovati sono stati quelli delle due donne cinesi, mentre il corpo di una, la 45enne, è stato ritrovato all'interno dell'appartamento, sul pianerottolo giaceva quello di una ragazza molto più giovane, sui 25 anni, in una pozza di sangue. Probabilmente ha provato a scappare dall'assassino uscendo dall'appartamento. Poco dopo è stato rinvenuto il corpo di una terza donna, in realtà uccisa prima di loro. La terza vittima è stata identificata, era Marta Castagno Torres, di nazionalità colombiana, trovata morta poco distante in via Durazzo. Qualche ora dopo dai ritrovamenti gli inquirenti hanno compreso che potesse trattarsi dello stesso assassino. Gli omicidi, oltre ad essere accaduti nella stessa mattina e contro donne che in tutti e tre i casi si prostituivano, sono avvenuti a neanche 10 minuti a piedi di distanza. E le modalità con cui le tre donne sono state uccise, infine, come confermano le autopsie, sono le medesime. Tutti e tre i corpi sono stati accoltellati, con ferite profonde a gola e petto.